Hi guys, welcome back to my lesson. Ciao a tutti e bentornati alla mia lezione di inglese. Nel video di oggi vorrei lanciarti una sfida. Vorrei lanciarti una sfida e vorrei chiederti se conosci tutte queste 15 parole che ho selezionato e che sono onestamente di un livello avanzato. Sono delle parole che ho trovato magari in alcune serie TV, che ho trovato magari nei libri, addirittura negli articoli. Ho cercato di raccoglierle, di crearne un contesto per farti capire come poterle usare al meglio e ti leggerò la pronuncia di questa parola e mano a mano prova a vedere se queste parole effettivamente le conosci. Io scommetto di no, ma invece magari mi stupirai. Come sempre, prima di iniziare ti chiederei di iscriverti qui al mio canale di YouTube per sostenere il mio lavoro, quello che faccio per te qui su questo canale e soprattutto di venire su Instagram alla pagina school2you_milan dove ogni giorno trovi nelle storie un quiz di inglese, spagnolo e anche di francese. Quindi è un ottimo modo per mantenerci in contatto e mantenere allenato anche il tuo inglese. E ora siamo pronti per cominciare questa sfida. E tu, le conosci queste 15 parole? Inizio con la prima parola, è un aggettivo ed è agog. Agog. Questo aggettivo si traduce con eccitato, elettrizzato, quindi una persona che è molto contenta per una situazione. Se dovessi inserirla in una frase, probabilmente ti proporrei The kids were agog as they were waiting for Santa Claus. I bambini erano elettrizzati, eccitati, contentissimi mentre stavano aspettando Babbo Natale. Quindi agog. Questa parola la conoscevi? E ora vediamo la seconda parola. Questa volta invece si tratta di un verbo ed è il verbo befuddle. Befuddle. Questo verbo befuddle significa confondere qualcuno, befuddle someone, somebody, quindi creare confusione. Se dovessi inserirlo in una frase, ti potrei proporre don't befuddle me with all this information, quindi non mi creare confusione, non confondermi con tutte queste informazioni. Anche questo verbo è un po' particolare e mi chiedo se per caso già lo avessi incontrato. Proseguiamo ora. Andiamo invece con la lettera C ad una nuova parola di livello avanzato. La parola è Hello. Hello. Questa parola è un aggettivo e significa immaturo, inesperto. All'interno di una frase potrebbe esserci per esempio My daughter's inability to think ahead is typical of a Hello teen. Letteralmente l'incapacità di mia figlia di pensare oltre quello che magari sta facendo è tipico di un teenager, quindi di un ragazzo giovane inesperto, una ragazza giovane inesperta, immatura. Proseguendo con un altro adjective, con un altro aggettivo, abbiamo churlish. Churlish, che è un sinonimo per dire rude. Quindi se volete ampliare il vostro vocabolario usate churlish per indicare appunto qualcuno che è maleducato in una determinata situazione. Come per esempio nella frase It would be churlish to refuse this offer. Letteralmente sarebbe maleducato rifiutare questa offerta. Quindi churlish. Proseguendo con la lettera D abbiamo invece questa volta un sostantivo, un nome. Sto parlando di dross, dross, che significa letteralmente rifiuto, scarto. Può essere un rifiuto, uno scarto, sia in termini fisici, quindi qualcosa da buttare via, sia in termini figurati, come quello che ho scelto, in termini figurato come quello che ho scelto per la frase d'esempio, ovvero Everything I see on TV is pure dross. Tutto ciò che vedo in televisione è puro rifiuto, quindi è trash, è spazzatura. Quindi questa è una parola che si può utilizzare tranquillamente per indicare rifiuto o anche appunto scarto. Torniamo nella categoria degli aggettivi e a questa volta abbiamo fickle, fickle, che significa
mutevole o volubile riferito ad una persona, come nella frase "Trouble is, people are fickle". Letteralmente, il problema è che le persone sono volubili, sono mutevoli, quindi cambiano spesso idea. Proseguiamo, andiamo a vedere un nuovo aggettivo che si riferisce sempre alle persone ed è un po' particolare sia nella scrittura che nella pronuncia. Sto parlando di flabbergasted. Flabbergasted, che significa letteralmente esterrefatto, stupefatto. Come nella frase "I was flabbergasted when she told me the price". Ero esterrefatta, ero stupefatta quando mi ha detto il prezzo, magari giunto di un oggetto che pensavo molto più caro, molto più economico. You can say "I was flabbergasted". La prossima parola che sto per presentarti, anche la mia preferita, è scritta in modo molto particolare, l'ho trovata all'interno di una serie televisiva in una puntata, questa serie che parla di leggi arringhe, quindi tutto quello che riguarda l'ambito legale. Questa parola è gobbledygook. Gobbledygook, e significa nello specifico qualcosa di incomprensibile. Qualcosa di incomprensibile benché si capisca che soprattutto legato ad un linguaggio sia un linguaggio a volte ufficiale di un determinato ambito, ma che sia di difficile comprensione. E il protagonista della serie diceva "I can't understand all this legal gobbledygook", quindi faccio fatica, non riesco a capire tutto questo linguaggio incomprensibile legale. Gobbledygook. Continuando in questo video la scoperta di queste parole di livello avanzato, c'è una parola che puoi tranquillamente utilizzare per sostituirla al più comune trip o journey, ovvero sto parlando di jaunt. Jaunt, che è un sostantivo che significa gita, escursione, come nella frase "She has gone on a jaunt into town". She has gone on a jaunt into town, letteralmente è andata a fare una gita, a fare un'escursione in città. Questa parola può essere anche utilizzata come verbo, quindi andare in gita. Ora ti riporto a scoprire un verbo che è molto particolare e suona così. Jeopardize. Jeopardize, che significa mettere a rischio qualcosa, come nella frase "With his behavior, he may jeopardize his career". Letteralmente, con il suo comportamento, egli può mettere a repentaglio, mettere a rischio la sua carriera. E ora vediamo insieme la prossima parola. Questa volta chiedo a te di provare ad indovinare, magari questa parola già la conosci o magari no, se si tratta di un sostantivo, di un verbo, di un aggettivo, di un avverbio. La parola in questione è metal. Metal. Che cos'è secondo te questa parola? Ti suona più come un verbo, un sostantivo, un aggettivo, un avverbio? Ebbene, metal è un sostantivo, un nome, e significa forza, temperamento, forza di carattere. Come ad esempio nella frase "Soldiers should be men of metal". Letteralmente, i soldati dovrebbero essere uomini di forza, di coraggio, di temperamento per tutto quello che devono affrontare. Continuando in questa sfida, ti presento la prossima parola, ancora una volta. Prova a pensare se ti suona più come un nome, un aggettivo, un avverbio o un verbo. La parola è persnickety. Persnickety. Secondo te, sostantivo, verbo, aggettivo o avverbio? Suona sinceramente quasi come un sostantivo, benché non lo sia. È un aggettivo e significa pignolo. Persnickety. Come ad esempio "My grandpa was a very rigorous man. He was very persnickety". Letteralmente, mio nonno era un uomo molto rigoroso. Era un uomo pignolo, molto pignolo. Persnickety. E prosegue ora la nostra lista di parole con la prossima, che suona così. Quandary. Quandary. Ancora una volta un sostantivo.
sostantivo che è un sinonimo di dilemma, letteralmente dilemma. Per noi italiani è più facile dire dilemma, visto che si scrive uguale ma si pronuncia in modo diverso, e potrei inserirlo in una frase come ad esempio She is in a bit of a quandary about which job to accept. Letteralmente lei è un po' in dubbio, ha un dilemma a riguardo di quale lavoro scegliere, quale lavoro accettare. Penultima parola di questo elenco abbiamo Tyro, che letteralmente significa principiante, novellino, qualcuno che ha le prime armi con qualcosa, e quindi si tratta ancora una volta di un sostantivo. Se dovessi metterlo in una frase ti direi I am a tyro in Spanish, I only know few words. Io sono un principiante, sono un novellino in spagnolo, conosco solo poche parole. Ed eccoci giunti all'ultima parola di oggi, l'ultima parola di questo scommettiamo che, una parola con la Z, ti lascio ancora una volta indovinare se siamo davanti a un nome, avverbio, aggettivo o verbo. La parola in questione è zany. Secondo te, che parola è? Ebbene, è un aggettivo e significa folle, bizzarro, divertente. E l'ho trovato in un articolo dove appunto si descriveva un libro e diceva così: This book is about the zany story of a student. Letteralmente il libro parla delle storie buffe, della storia buffa, bizzarra di uno studente. Quindi zany è l'ultima parola di questo elenco e significava appunto bizzarro, folle. E ora sono davvero curiosa di sapere quante di queste parole fossero già nel tuo vocabolario e quante invece le hai imparate oggi insieme a me. Ad ogni modo, ti ricordo che si tratta di parole, di vocaboli di un livello advanced, avanzato, e quindi se per caso non ne conoscevi neanche una, è normale, non preoccuparti, perché anche io le prime volte che le ho incontrate ho dovuto cercarle sul dizionario. E come sempre questo è quello che consiglio di fare: c'è una parola che non conosciamo, ricordiamoci il contesto, cerchiamo di dedurla e poi ovviamente se non riusciamo a capire bene il significato andiamo a cercare la traduzione online con un dizionario bilingue o anche monolingue per capire il senso proprio della parola in sé. Scrivimi quindi nei commenti quante parole hai imparato da questo video e quante invece già erano in tuo possesso, e se per caso hai conosciuto o hai incontrato delle parole che erano davvero particolari, condividile con noi, perché sicuramente ce ne sono tantissime e tutti noi possiamo ogni giorno ampliare il nostro vocabolario. Per questo video è tutto, ti aspetto qui su YouTube, iscriviti se ancora non l'hai fatto e vieni su Instagram alla pagina school2you_Milan per fare ogni giorno un quiz in inglese, spagnolo e francese, per assistere anche a delle live in lingua inglese con dei madrelingua che sono ospiti sul mio profilo. E poi, se per caso vuoi davvero dare una svolta al tuo livello di inglese, ti metto qui in descrizione al video i miei videocorsi di livello base, intermedio e preavanzato che potrai trovare sulla mia pagina. Ti aspetto altrimenti su Facebook, nella mia community o su Telegram. Ti lascio tutti i riferimenti per rimanere in contatto con me in descrizione a questo video. Come sempre, thank you very much for watching and have a nice day. Bye!